TV è pronta a regalarvi una nuova stagione dove protagonista ancora una volta sarà il vostro talento. Ma non inizierà con la solita competizione, no. Lo show più amato e più seguito nel palinsesto valdostano torna a farvi compagnia da questa sera. Potete seguirci tutti i sabati su Aujourd'hui Valais, canale 16, e tutti i mercoledì dalle ore 20:30 su rete Saint-Vincent. Siamo pronti? Summertime TV è una vetrina sulla vostra musica, il vostro canto, le vostre danze, per un intrattenimento divertente e coinvolgente. Quest'anno non solo daremo spazio alla vostra arte, ma con il nuovo format, tutto da vivere e da scoprire, ne daremo anche valore. Si apre infatti solo per voi uno spazio dedicato alla cultura, perché dare valore alla propria arte la rende unica. Dai valore alla tua arte! Insieme ai ragazzi cercheremo di mettere luce sul loro talento, sulla loro cultura che li caratterizza e tutte le conoscenze che completano un artista. Quindi direttamente dal Summer Pub di Saint-Vincent va ora in onda Summertime TV, lo show dei talenti valdostani e piemontesi. Sigla! Rientra nelle vostre case Summertime TV, lo show dei talenti valdostani. Allora, devo dire che iniziamo proprio bene, Katia. Qui bisogna chiamare Garrison per coordinare un po' questi ragazzi, perché batti le mani al cielo, uno andava su, uno andava giù. Benissimo, un applauso al nostro magnifico pubblico qui presente al Summer Pub. Prima di iniziare la serata volevo ringraziare il Summer Pub di Saint-Vincent che anche questa stagione ci ospiterà. Un applauso va soprattutto a Matilde, Rita e tutto lo staff che ci ha allestito questo scenario fantastico. Me l'hanno detto, devi dirlo, altrimenti sono tante le sorprese che vi aspettano questa sera, tanti ospiti, perché quest'anno ci saranno moltissimi ospiti. Partiamo con il primo ospite, arriverà direttamente qui, direttamente dal salotto del VIP, Lele Mona.
Allora, siamo pronti per presentarvi anche quest'anno i componenti fondamentali di questo programma. Katia Guidi! Buonasera a tutti, ben ritrovati! Come va Katia? Ciao. Tutto bene? Molto bene, direi. Hai passato bene? Anzi sì, dai, ti hai passato bene, abbiamo cantato tutta ma l'estate. Ma lo sai, abbiamo cantato tutta l'estate, ci siamo divertiti. Non solo, Katia ha iniziato un grandissimo progetto, vuoi già anticiparci qualcosa? Beh, assolutamente sì, oltre ad essere una vocal coach sono diventata talent scout, lavoro per un'etichetta discografica che collabora per parecchi progetti, il Music Campus, sto dando delle opportunità a dei ragazzi valdostani e non, perché seleziono in tutta Italia e hanno già avuto l'onore di lavorare con Piero Massimo Calabrese, produttori di Giorgia, di Mengoni e di molti altri, Fausto Donato della Universal, quindi grandi opportunità, grandi progetti, non mi allungo più di tanto, spero di darvi grandi novità a breve, veramente per ognuno di loro. A curarci l'immagine qua quest'anno, Deborah. Buonasera Deborah. Buonasera a tutti. Quest'anno ti tocca? Quest'anno mi tocca. In veste? In veste di... Beh, io mi occupo di comunicazione da sempre, quindi in veste di... Insomma, curerò l'immagine e poi mi occuperò di questa parte un pochino. Quindi più... Quindi darei dei consigli anche a tutti i ragazzi che parteciperanno. Sì, e poi approfondiremo invece anche il discorso culturale, quindi ecco. Cos'è? Per... Arricchisci la tua arte? Arricchisci la tua arte, esatto. Vorremmo fare, insomma, passare il messaggio che appunto un artista è completo anche nel momento in cui ha una maggior cultura e soprattutto anche una consapevolezza di quello che può fare oltre che con la sua arte, con la sua immagine. Ecco, faremo un mix di tutto. Quindi, questo durante l'anno. Quindi tantissime tematiche questa sera, esatto, giusto? Sì. Michela poi ce ne anticiperà qualcuna. Intanto voi da casa iniziate a interagire con Michela. Il summer@hotmail.it pure inviate un sms al numero che appare in questo momento in sovraimpressione, il numero 328-48-92-537. Con noi anche quest'anno lui, Andrea Balestieri. Ecco, grazie, buonasera, come state? Che bello rivedervi, mi mancava. Cos'hai fatto quest'estate? Anche per te tante quest'estate novità? Quest'estate tante novità, sì, tante novità. Sì, io sono di nuovo qua perché voglio arricchire anch'io la mia arte. Okay. È vero, non so se ridono. Voglio arricchire la mia arte perché è importante arricchire l'arte, ma anche oltre che dare consigli, quando uno da una persona dà consigli, nello stesso tempo li riceve e arricchisce la propria arte anche guardando e ascoltando gli altri talenti. Quindi è un arricchirsi in continuazione. Bene, dopo questa cosa molto... Madonna, mi sento un professore. Dopo questa cosa è stata un'estate molto impegnativa per me, anche quest'inverno, perché ci sono tanti progetti con casa discografica e produttore. È uscito il mio video quest'estate con uno dei registi e più importanti ti vediamo a livello nazionale. Che ti stai preparando per un nuovo singolo che uscirà per Natale. Anticipazioni, andate su Facebook e guardate la copertina perché c'è solo quello. Per il momento, ma dai, a breve, 20 giorni su iTunes sarà disponibile per tutti. Mi Benissimo. Raccomando. Andrea Balestieri, un grande applauso. Grazie. Rudy. Buonasera a tutti. Ciao Stefano. Ah, velocemente così facciamo che iniziare. Buonasera a tutti. Ada. Buonasera. Una nuova presenza. Emanuela, buonasera. Per chi non ti conosce, cosa fai nella vita? Consulente del benessere. Quindi un grandissimo applauso a loro e non solo, al nostro pubblico qui presente perché sarà parte leader di questo programma. Michela, siamo pronti, tu hai tutto segnato, manca la nostra libellula che è qui. E noi andiamo subito a fare... No, vengo io, stai tranquilla. Come va? Livia, il microfono. Sì, va bene, va molto bene. Se prosegue così tutto l'anno che inizierà, prometto a tutti un buon augurio. Quest'anno non iniziamo subito con la gara, sei contenta? Certa. Perché? Perché ci mettiamo tutti in mostra, dai, insomma. Sera dovremo discutere su tante tematiche. Michela, vuoi anticiparci qualche tematica? Allora, Katia, ci anticipi qualche tematica che tratteremo questa sera? Allora, la prima è sul credere in se stessi. E poi avremo delle tematiche come cosa si pensa della donna che utilizza il trucco e quella che non lo utilizza, per arrivare ad argomenti un po' più
più personali, che possono essere la scelta di un matrimonio piuttosto che una convivenza. Benissimo, siamo pronti per iniziare. Un applauso con noi quest'anno, Alessia. E io però ho bisogno di una conduzione speciale. Ho chiamato proprio lei, per voi questa sera, Gwendalina Canessa. Allora Gwendalina, Andrea, ci passi il microfono. Come va, Gwenda? Quando la natura chiama, Andrea, tu ne sai qualcosa. Va molto bene. Ah, scusate. Scusate, beh, è l'area della Valle d'Aosta, vero? È il bello della diretta, no? Un grande applauso, Gwendalina! Come state? Ci hai raggiunto fino qui su, nelle montagne. Sei mai stata in Valle d'Aosta? Ogni tanto, però... Dove vai? Pensavo che foste più lontani. Ah, perché? Da me, da casa mia. Invece siamo, non so, bravura dell'autista. Quindi non sei mai stata? Da piccola. Ok. Sono passati non è stata. un po' di anni, sì, molto okay. Piccola. Dove sei stata di preciso? Ero in un posto che si chiamava Madesimo. No. Va bene. Un grande applauso. Niente, da queste parti mi ricordavo. Comunque, si mangia molto bene però. Allora, siamo pronti questa sera per presentarvi tanti talenti, giusto? Presentare al nostro pubblico. Quest'anno ci aspettano tante novità perché avremo, come vi dicevo, tanti ospiti direttamente dal salotto dei VIP. Però prima di iniziare andiamo subito a presentarvi il primo ospite di questa sera. Lui è un cantante valdostano ed è Pascal. Eccolo qui Pascal. Vieni. Ma io mi aspettavo Erika, no? No, Pascal, iniziamo con... Ciao Pascal. Ciao. Ma tu conosci, non so se a Milano la seguiti, la Libellula Valdostana? La Libellula Valdostana? No, non la conosci. No. Allora Pascal, se tu ci stai, ti faccio accomodare di là con Gwendalina e io e chiamerei subito la nostra Libellula, così la facciamo presentare anche quest'anno con il suo brano. Abbiamo un po' cambiato quest'anno il brano musicale. Per voi, Livia, un grande applauso! La nostra Libellula, Gwendalina, hai visto? Livia, ti piace questa musichetta che ti ha messo Marco questa sera? Niente, molto bella, imparerò, continua così. Ti è mancato Andrea quest'anno? Certamente. Libellula, Libellula, mi scusi, ci diamo del tuo, sei così giovane, amore. Quanti anni hai? 7. Wow, che bel numero, è il mio numero il 7. Anche il mio. Allora... Il numero delle gambe delle donne. E che gambe, Libellula? Mamma mia, male gambe. Senti, Libellula, io vorrei, sono curiosa, vorrei sapere qualcosa di te. Intanto sei sposata? Mi dispiace. Eccola là, prima domanda. Allora, sai perché? Sono vedova. Ecco, da 13 anni. Da 13 anni non ho figli e adesso è il momento che mi diverto. Okay. Ho fatto tanti anni la sarta e allora è il momento di divertirmi. Ma è una bellissima donna lei, in 13 anni. Sì. Ma un altro compagnuccio, no? Ma ne ho diversi. Ah! Beh! Abbiamo qui Barbara D'Urso!
Ho solo da fare una scelta, guarda. Che non bello. Pensavo così, Davvero? E difatti, da giovane ero tutto casa e chiesa. E invece adesso vado a chiamare tutte le volte, via. Tu. A chi lo dici, bella? A chi lo dici? Ti capisco. Mi capisci, vero? Sì, perché in qualche modo prendiamo più, non lo so, se è sicurezza, esperienza. Esperienza. Io non tornerei mai ai miei 22, 17, per carità. No, assolutamente, vero? No. Io ci vivo adesso. La mia vita è bella adesso perché sto bene e allora penso di proseguire così. Ma tu vai proprio in discoteca, balli, fai dei corsi di ballo? Vado sempre a ballare. Allora vado il martedì a Borgofranco, poi vado il sabato a Mongiove, poi vado la domenica a Strambedo. E allora giro. Non ci dimentichiamo Chiavari. A Chiavari vado sempre. Anche a Lavagna vado. A Lavagna conosco. La conosci? Sì, lì ho fatto la mia infanzia, ma lì veramente. Santa Margherita Ligure, Portofino, Rapallo, signora Rapallo, ci sono cresciuta. Portofino, dai. Che ricordi. Che posti meravigliosi. E i panzotti e le trofie, ne vogliamo parlare? Belle. No, parliamone. Senta, sì, dimmi. Libellula, perché Libellula? Perché sei... Perché sono un insetto e vado sovente da un fiore all'altro. Ma questo fisico così tonico... È grazie al ballo o curi anche l'alimentazione? No. Attività, insomma, amorosa? Sì, può essere anche quella. Che bello. Mi mantiene. Mamma mia. Mi mantiene. Dove vive che la vengo a trovare? Allora, io abito qui vicino a Samensane. Ok, è fattibile, dai. Sì. Non siamo poi così lontani. No, assolutamente. Se tu sei a Milano è un tiro di fucile, certo, dai. Certo. Mi piacerebbe chiacchierare un po' con te, un tè, certamente. Una cioccolata calda, Beh, veramente, dai. Guarda, ti farei vivere. Ho tanto... Nelle mie giornate, certo, ne avrai tante da raccontare, guarda. Immagino. Raccontaci qualche esperienza di quest'estate, cosa hai fatto di preciso? Già. Ho girato, sono andata alle Maldive, dai, ho girato. Sì, quello che non ho fatto da giovane faccio adesso da matura. No, vabbè, è stupenda, sì, no, ma veramente, io ci metto la firma, Dio, sì. Ti prego, fammi essere così. Certo, ma io te lo auguro, veramente. Io me lo auguro. Sì. Allora, la nostra Libellula la facciamo accomodare qui. No, ciao, perché Libellula. Dovrai intervenire con noi. Sei stupenda. Anche abbiamo un'altra presenza, Anna Maria, che dopo andiamo a presentarvela. Iniziamo subito con il canto, Gwendalina. Quindi facciamo entrare Pascal. Eccolo qui. Pascal, cosa ci presenti questa sera? Un singolo dal mio disco Borderline, la canzone si intitola L'unica verità. Per voi, Pascal. Freddo che fa stasera, più niente sarà com'era. La gatta mi fa fusa con Stinging Fragile per scusa. Non so se sei tu la preferita, ma so che sei tutta la mia vita. E tu lo sai, l'unica verità. L'unica novità. L'unica verità è che oggi sei sola. Se effetto mi fa guidare senza averti qui con me a cantare.
faccia che più mi pesa è dove sei tu. Sospesa, non so se sei tu la preferita, ma so che sei tutta la mia vita. E tu lo sai, non so se sei tu la via d'uscita, ma non sarai mai solo un'amica. E tu lo sai, l'unica, l'unica verità, l'unica, l'unica, l'unica novità, l'unica, l'unica, l'unica verità è che oggi sei sola, 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 se l'unica, l'unica verità, l'unica, l'unica, l'unica novità, l'unica, l'unica, l'unica verità è che oggi sei sola, 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 sola. Non so se sei tu la preferita, ma so che sei tutta la mia vita. E tu lo sai, non so se sei tu la via d'uscita, ma non sarai mai solo un'amica. E tu lo sai, non so se sei tu la preferita, ma so che sei tutta la mia vita. E tu lo sai, non so se sei tu la via d'uscita, non so se sei tutta la mia vita. E tu lo sai, l'unica, l'unica verità, l'unica, l'unica, l'unica novità, l'unica, l'unica verità, l'unica, 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 l'unica. Pascal, bravissimo. Allora, dove possiamo trovare questo singolo? Ma il singolo è incluso nel mio album Borderline, che si trova su iTunes e nei negozi in Piemonte e in Valle d'Aosta. In Valle d'Aosta dove possiamo trovarlo? Ad Aosta, in Spazio Musica, piuttosto che a Dischi Ricordi, insomma. Pascal, grazie mille. Allora, Gwenda, andiamo a presentare la prima aspirante cantante di questa sera. Lei è Erika e arriva da Pont-Saint-Martin. Un grande applauso. Eccola qua, te la lascio qui. Ciao Erika, funziona? Ok, che guardo là, sennò poi mi sgridano. Allora, Erika è una ragazza giovanissima, una ragazza sarda. Tiè, ho letto 2 secondi la scaletta. Mi ha fregato. Erika, e mi piace tantissimo il suo, come dire, il suo motto. Qual è il tuo motto? Che bisogna credere in se stessi, perché... Perché sì, perché se non si crede in se stessi non vai da nessuna parte. Quindi l'ho letto, mi ha colpito da morire. Tra l'altro anticipo che lei oggi non sta benissimo e canterà anche una canzone che a me piace da morire e molto difficile. Cosa ci canti? Amore di plastica. Per voi, Erika! Bisogno di insistere, e tu che mi offrivi un amore di plastica, ti sei mai chiesto se onesto era illudermi? Ricorda, tu sei quello che non c'è quando io piango, e tu sei quello che non sa quando è il mio compleanno, quando vado nel buio. Ma come posso dare l'anima e riuscire a credere che tutto sia più o meno
possibile. Volevo essere più forte di ogni tua perplessità, ma io non posso accontentarmi se tutto quello che sai darmi è un amore di plastica. Fuoco che stenta ad accendersi, non hai più scuse e pur sai confondermi. Ricorda, tu sei quello che non c'è quando io piango, e tu sei quello che non sa quando è il mio compleanno, quando vado nel buio. Ma come posso dare l'anima e riuscire a credere che tutto sia più o meno facile, quando è impossibile? Ma io non posso accontentarmi se tutto quello che sai darmi è un amore di plastica. Grazie. Ma io non posso accontentarmi se tutto quello che sai darmi è un amore di plastica. Ma io non posso accontentarmi se tutto quello che sai darmi è un amore di plastica. Grazie. Erika, un grandissimo applauso. Allora, tematica, io ti chiederei, Michela, di un po' di spazio lì, perché noi chiamiamo subito un applauso a lei. La nostra tematica di questa sera, la prima, è appunto credere in se stessi. Allora, abbiamo due esperienze di vita: credere in se stessi come artista, e ce lo spiega Katia, un applauso ancora, e credere in se stessi nella vita, Deborah. Allora, facciamo la tematica, lanciamola. Prego, ti faccio accomodare vicino a Michela, così. Sì. Okay. Come diceva Erika, puoi avere tutti gli strumenti necessari per realizzare i tuoi obiettivi, ma se non credi in te stesso, fallirai. Non so quante volte, Stefano, ho letto questa frase nei manuali di crescita personale. E sai cosa ho pensato ogni volta? Che para ipocriti questi paraguru. Alla fine, se le strategie che propongono non funzionano, è sempre colpa mia, insomma, che non ci ho creduto abbastanza. Eppure è innegabile il legame che esiste tra successo e fiducia in se stessi. Se non credi, ma soprattutto se non credi in te stesso, qualsiasi sforzo sarà vano. Ma c'è una buona notizia: per quanto possiamo essere convinti del contrario, la fiducia in se stessi non è innata. È una delle tante qualità mentali che possiamo sviluppare, rafforzare e aumentare applicando le giuste strategie. Come credere in se stessi, quindi? Per esempio, alla ricerca di canzoni che sappiano motivare, infondere sicurezza e fiducia in se stessi, regalando una dose di energia positiva e carisma, come ha fatto oggi Erika. Un applauso. Allora, andiamo da Deborah. Perché credere in se stessi, Deborah? Allora, io chiaramente, reduce dalla mia storia, posso semplicemente dire che credere in se stessi, perché si vince, si ottiene quello che si vuole, e soprattutto una cosa che dico spesso è che
tutto quello che ci serve per riuscire nei nostri obiettivi ce l'abbiamo, nel senso che nessuno ce lo deve, nessuno lo può fare per noi, nessuno ci deve dare qualcosa, abbiamo tutti gli strumenti che ci servono, ce li abbiamo, e si tratta semplicemente di crederci, e qualsiasi cosa, ripeto, qualsiasi cosa dal mio punto di vista, quindi io lo testimonio, succede, si avvera, ecco, si riesce assolutamente. Sicuramente la musica è un elemento che aiuta, un elemento di sostegno, così come l'essere positivi, così come il darsi del tempo, così come l'attorniarsi solo da persone e situazioni che ci arricchiscono, quindi che ci danno qualcosa e che non ci tolgono, ecco, questa energia utile a poterci concentrare su noi stessi, ecco, questo secondo me è il segreto, è il primo e l'unico, ecco. Infatti, invece un artista perché deve credere in quello che fa? Beh, condivido molto quello che ha detto Deborah. Sicuramente deve credere in se stesso, perché sul palcoscenico in primis, se non credi in te stesso non arrivi, non emergi. Sicuramente è importante anche dire che essere artisti è una cosa un po' particolare, perché si rischia a volte di cadere nella presunzione, quindi l'esasperare il tutto potrebbe arrecare un danno all'artista, questo sicuramente. Artista è anche studiare tanto, sacrificio, sudore, passione, grande passione che ci porta veramente a lavorare tanto. Ma senza la parola credere in se stessi non si arriva da nessuna parte, e questo è veramente importante. Però occhio a non peccare di presunzione, perché sei al confine, veramente. Sono la prima, appunto, che a volte non credo abbastanza in me stessa, e questo emerge appunto quando canto. Perché? Non lo so, perché prima di arrivare appunto a avere una presunzione, tra virgolette, bisogna porsi anche i propri limiti, sapere dove si è. Quindi pian piano sto iniziando a credere pian piano a me stessa, però vedendo in prospettiva i miei obiettivi, che saranno quelli che voglio raggiungere. Pian piano. Nel mio percorso, ancora tuttora, la mia manager, che è una persona che è fantastica a livello di coaching mentale, mi sta seguendo sotto questo discorso. Difatti, il credere in se stessi non significa, lei ha detto, peccare di presunzione, ma io credo che sia proprio il discorso di non montarsi la testa. Sono due cose che, ovviamente, la presunzione e il montarsi la testa sono due cose similari, ma sono cose comunque diverse anche queste. Il fatto di essere su quella linea significa il credere in se stessi semplicemente, ecco, la propria mente, raggiungere i propri obiettivi e credere che la legge di attrazione, per quanto può essere una parola molto strana, riesca la mente a ottenere quello che il corpo e la propria persona desidera. Il varcare questa linea, che significa il montarsi la testa, è tutta un'altra cosa. Significa: io sono il migliore di tutti, quello che faccio io non lo fa nessuno. Questo è una cosa giusto? Mi veniva un'osservazione, però il discorso che, cioè, la persona esaltata è una persona che non ha problemi di credere in se stesso, perché non se li pone proprio. Cioè il discorso di è più la persona. Ma difatti, scusami, ti interrompo, scusami, che... perché è proprio la persona che deve iniziare a credere in se stessa che può cadere in questo problema. Sì, e io consiglio sempre, personalmente, in un discorso proprio anche di coaching, come lo chiamavi tu prima, che è giustissimo, facciamo spesso questi percorsi a livello manageriale, che l'artista non si deve esaltare, però deve essere il primo a crederci, e il primo con cui deve ascoltare e deve rapportarsi. Cioè, tradotto, è lui che deve dirsi se vale o non vale, cioè deve arrivare a pensarlo lui. Ada, volevi intervenire? Io voglio solo dire una cosa: secondo me il credere in se stessi è sentirsi proprio io, di non importa se agli altri piace o non piace. Esatto, la esatto. Cosa più importante, esatto, è che a me piace quello che sono io.
poi se agli altri non piaccio, ecco, pazienza. Io l'ho, allora, l'ho credo, complicato un po', però era questo. Allora, al di là del cantare, del ballare, del dipingere, di andare, che ne so, boh, non qualsiasi lo so, cosa. Ci sono tante, tante cose che uno può, tante cose estroverse da poter fare, però l'importante è che ti piaci tu. Poi se piace agli altri, tanto meglio. Se non piace, è uguale. L'importante è che ti piace. E questo direi forse che è lo spirito di far musica, però esatto. Se uno vuole fare qualcosa in più, esatto, deve anche mettersi davanti a uno specchio e dire bene che cos'è che non funziona, perché se voglio vendere centinaia di copie e riempire, esatto, gli stadi, il San, esatto, Siro, voglio dire, cioè, dovrai iniziare a farti anche delle domande e capire che cosa non funziona. Ma e dimmi. Katia, a livello artistico ci sono anche delle delusioni, perché continuare a credere in se stessi? Beh, delusioni ci sono come in tutti i campi, in tutti gli ambiti, diciamo. Ma molte volte non è facile, vero? Rialzarsi. No, non è assolutamente facile. Infatti io parto sempre dal presupposto che non importa l'obiettivo, non importa, cioè è importante l'obiettivo, ma non importa dove si arriva. L'importante è far musica e fare quello che con piacere, veramente, vivere la musica con estrema serenità e appagarsi, ecco. Io quando vado a cantare, indipendentemente, anche quando ero piccina, indipendentemente dal risultato, io ero felice perché stavo con la gente, il mio messaggio arrivava, tutti si emozionavano, io per prima, e quindi questo è quello che conta. Esatto. E però infatti... è vero, bisogna vivere bene con se stessi, e come diceva Ada, però credo che se vuoi vendere e vuoi arrivare a un certo livello, devi anche iniziare a farti delle domande, devi iniziare a porti dei limiti, capire e iniziare a confrontarsi con gli altri, capire che cosa funziona in quello e che cosa non. Di essere disposti anche a lavorare su comunque, questi limiti. Sacrificio, quello che dicevo prima. Sì, esatto. E far forzatura psicologica anche. E poi Stefano, tu parlavi della delusione. La delusione bisogna vedere anche da chi arriva. Nel senso che se è una delusione, se io vivo la delusione personale, quindi mi sono deluso perché ho deluso le mie aspettative, grazie, le mie aspettative è un conto. Se invece vado ad assorbire quello che è il giudizio di un altro, ecco, cioè cerchiamo di prendere le giuste distanze anche con chi ci impone le delusioni, perché questo è importante per non cadere. Rudy? Volevi dire qualcosa? No, stavo. Comunque mi collego a quello che diceva Katia, giustamente bisogna guardarsi allo specchio, però dal momento che uno dice ho un obiettivo e vede che non ce la fa, io dico sempre bisogna continuare, perché prima o poi la costanza premia, io, secondo il mio punto di vista. No, questo è giusto. Sì, assolutamente. È chiaro che chi ha fortuna emerge, ci sono molti che non emergono, però l'importante è continuare, non bisogna smettere mai. Io vedo adesso, iniziano a cantare le prime delusioni, si arrendono, bisogna credere veramente in se stessi, poi se raggiungiamo il top, bene, se non lo raggiungiamo siamo felicissimi, questo vale per me. Guidellina, stato per me. Ci dai la tua opinione? Sì. Io stavo pensando a Zucchero, no? Perché ho avuto il privilegio, sono andata a vedere un suo concerto e poi ho passato una serata con lui, non pensate male, eh? E quindi, no, è un discorso lungo e ora non mi va di farlo, però purtroppo sai quanti grandi artisti mi hanno detto che all'inizio magari erano stati scartati e non sono piaciuti e poi dopo hanno venduto e fatto chissà quante cose, e a volte purtroppo, come dire, perché lei sì e io no? Voi cantanti non vi fate mai questa domanda, che cosa ha lei in più, perché lei, purtroppo non lo so, ci sono a volte anche, non lo so, sfortuna o magari le conoscenze giuste, anch'io vorrei avere un programma tutto mio in televisione, perché non ce l'ho, perché gli altri ce l'hanno e io no, che cosa ho in meno di loro, quindi non lo so, stavo un po' facendo questi pensieri. Allora, microfoni. In meno, ma tante volte anche qualcosa in più che hai rispetto agli altri. Il microfono lo passiamo. Guendalina, scusate, passavo subito il microfono. Se riusciamo a passare velocemente i microfoni. Guendalina, ecco, grazie. Sì, tieni pure quello, così ce l'abbiamo, scusa. Volevi dire qualcosa? No, che ti abbiamo tolto. No, vorrei far parlare anche le ragazze qua davanti. Tipo lei... che ci ho parlato a cena e mi piace molto la ragazza tatuata con delle scarpe stupende.
Lei è, raccontaci, presentati al nostro pubblico. Allora, io sono Chicca, ho uno studio di trucco permanente e make-up, quindi mi occupo di trucco e mi relaziono... Dove, ad Aosta? Ad Aosta. E mi relaziono nel quotidiano con persone che sono veramente molto insicure e che vengono da me per cercare di migliorarsi. Io credo che sia fondamentale svegliarsi la mattina e non solo credere in se stessi, ma volersi veramente molto bene, perché comunque parte tutto da lì, parte dall'amore profondo che proviamo per noi stessi. Poi giustamente, come diceva lei, non importa se non piacciamo agli altri, l'importante è amare la persona con cui fondamentalmente devi passare il resto della vita, e da lì parte tutto e non può che essere una strada in discesa con questo pensiero. Facciamo intervenire l'ultimo. Allora, io penso, no, sono sicura, che credere in se stessi è comunque, come ha detto lei, amarsi e sviluppare soprattutto il proprio potenziale, perché ognuno di noi ha un potenziale interno. È normale che non siamo tutti uguali, no? Quindi, quindi sicuramente ognuno di noi ha la propria strada, si devono fare tante azioni e si arriva all'obiettivo che si è, ok? Abbiamo qua un obiettivo e ci arriviamo, quindi è questo è importante. Comunque sviluppare il proprio potenziale e amarsi, perché se mi alzo al mattino e incomincio a dire tutte le negatività, non mi guardo, sono brutta, è normale che in tutto quello che faccio, dallo sport alle persone che incontro, è normale che al posto di, è una questione di dissonanza, no? Quello che io penso, se sono negativa attiro tutto il negativo, se sono positiva attiro tutte cose positive. Ok, è scaduto il tempo. Andiamo a presentare il prossimo aspirante cantante, lo chiamiamo con un grande applauso, lo facciamo presentare, ecco qua, lui è Andrea. Ciao Andrea, da dove arrivi? Io vengo dalla Liguria, dalla provincia di Savona. Guendalina. Ciao caro, cosa ci canti questa sera? Ti ho colto impreparata, vero? Sì. Cosa ci canti Andrea? Stasera vi canto una canzone molto particolare, inerente anche al discorso di prima, Imagine di John Lennon, in una versione un po' particolare. Tipo? Per voi? Tipo? È un po' jazzata, un po' più soft, un po' particolare, l'ascolterete. Felice di ascoltarla, dai. Per voi, Andrea. Grazie. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell lovers above the only sky. Imagine all the people living for today. Oh yeah. Imagine that no country. It isn't hard to do. Not seem to care or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace.
may say I'm a dreamer. Father knows the only one. I hope someday you will join us and the world with this one. Ooh, my just obsessions in me. I wonder if you can. And no need for greed or anger. A brother or man. Imagine all the people sharing. You may say I'm a dreamer. Oh, I'm a dreamer. But I know the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. And maybe someday you will join us and the world will be as one. And the world will be as one. Yeah, oh, oh, no, yeah, no, yeah, yeah. Grazie. Complimentoni. Allora, dalla Liguria alla Valle d'Aosta, perché è qui? Allora, sono qui per motivi di lavoro. Sto preparando uno spettacolo per la Valle d'Aosta, per Aosta, del 22 dicembre. Collaboro col Centro Professionale di Danza Etude. E qui salutiamo Irma, un grande applauso per Irma, una grandissima professionista. E quindi sarò aiuto regia, coreografo e il ballerino protagonista di questo spettacolo. Per Natale, il 22 dicembre, vi aspettiamo tutti quanti. Sarà dove? Al Teatro Giacosa di Aosta. Allora ti facciamo accomodare. Bello e bravo. Qui tra il pubblico. Grazie Andrea. Bravo Andrea. Tematica. Sta tematica mi fa una paura. Io mi ma sposto. Una paura. Guarda, non stai pure vicino a Guendalina, la leggi lì, a lei. Anzi, io posso andare dietro perché questa tematica mi piace. Katia, prima di leggere la tematica andrei subito a te. Qualche ragazzo, hai già visto qualche ragazzo che ti può interessare per... Adesso ne ho sentiti due. No, ma dico, c'hai già... Com'è il livello? Ah, no, beh, molto alto. Tre, amore, molto... tre. Io... Scusa? No, tre. Era un ospite. Ah, scusa. Gwenda. No, già, vabbè, niente. No, guarda, scusa, devo dire la verità, lui l'ho sentito su YouTube, me ne hanno parlato. Ah, okay. Non ci crederà, però è così, effettivamente lo stavo dicendo a Deborah, l'ho sentito su YouTube tramite altre persone che mi hanno fatto il suo nome. Quindi se vuoi appunto, se i ragazzi sono interessati appunto a partecipare, come fare? E, vabbè, vanno sul sito dell'MMLM Production, e c'è il Voice Contest e Music Campus. Gwendalina, a te la tematica. Dai, questa è cattiveria, eh. Vabbè, dunque, la tematica di questa sera, ovviamente io a quest'ora la voglio prendere un po'...
sorridere, vi prego, perché dobbiamo. Già la vita è difficile, già vedo dei musi lunghi nella mia Milano, quindi insomma mi va di sdrammatizzare, non mi prendete troppo qui vogliamo il nostro qui meglio la convivenza o il matrimonio nel 2015? Ciao, grazie. Grazie, a ciao. Te Libellula, a te. Guarda, se vi volete bene è un matrimonio, se vi amate una convivenza, perché sono due cose diverse. Hai capito che Perla ha detto Libellula? Cioè, ragazzi, ragazze, ha detto una cosa perfetta. Si è stroncato. Perfetta. Ok. Perfetta, Libellula. Certo, perché il voler bene dura, l'amare no. Allora, io ci ho creduto, l'ho fatto. Ridi tu, l'ho fatto, non me ne pento, anzi sì, no, nel senso, no, ragazzi, davvero, purtroppo, sai cos'è? È triste dirlo, io ho tipo i miei genitori, no? E loro stanno insieme da 35, 36 anni, ma oggi la nostra generazione, purtroppo, prima o poi, tutto svanisce, non lo so, le bugie, i cornini, la tecnologia, ha rovinato tutto, vi ricordate quando c'erano gli appuntamenti nelle cabine telefoniche per sentirci, ma tutto ciò era meraviglioso, adesso si è perso tutto, le persone si, non lo so, dopo, allora secondo me, l'amore è una stronzata. No. Nel senso, due persone si incontrano e guardate, credetemi, non pensate che dopo il mio ex marito io me ne sono stata lì con le mani in mano, No, perché mi piace, comunque ci credo, però ci credo quel che dura. E quindi stavo dicendo, ah sì, che l'amore è una stronzata perché due persone si incontrano, si piacciono, stanno bene insieme, fanno quello che devo fare. E poi basta, no? Sai perché? Sai perché adesso non funzionano più? Una volta funzionavano molto di più e neanche tanti anni fa. Bravo. Perché una volta le cose non si buttavano, si riparavano e quindi si aveva più sopportazione. Mentre adesso vedo che nessuno vuole subire e qui ci siamo, per carità. Però nello stesso tempo non hanno neanche la voglia di aver pazienza e di lasciare magari una certa libertà a una persona o un'altra. Cioè, secondo me non c'è più... Alessia, prego, volevate intervenire? Intervenite pure, non mi chiedete pure la parola, vai. Deve essere... va bene. Ma io vi parlo da ragazza che si è sposata giovanissima, io mi sono sposata a 20 anni. Mm-hmm. Però ho convissuto anche per un bel po' di anni prima di sposarmi. Io sono dell'idea invece che tanti matrimoni oggi come oggi funzionano pochissimo perché ci sono tantissime maschere durante la convivenza. Cioè io vedo amiche che convivono, che fanno tutte le perfettine finché convivono. Nel momento in cui si sposano diventano delle arpie che la metà basta. Ma allora non sposarsi. Io ho convissuto per tanto, ancora adesso... può confermare mio marito che è presente, mi prendo i miei spazi, ho certo. messo in chiaro quello che non mi doveva essere tolto, negato, come ha fatto lui. Quindi e andiamo d'amore e d'accordo. Vedi. Giusto. Giusto. Per dire no. Comunque ascolta, considerando il marito, sia il fidanzato che il marito, condoglianze. Complimenti, bella sopportazione. Dai, ai suoi lati positivi, dai. Volevi intervenire, Alessia? Va bene la convivenza per i tempi d'oggi. Il matrimonio si può affrontare quando si hanno dei figli, per i diritti più dei figli, più che per altro. Allora, c'è Anna Maria che non la vedo qua perplessa. No? Prego. Invece prima duravano di più perché c'era più il valore, diciamo, della cosa sacra.
si faceva un progetto, ci si conosceva e si arrivava alle nozze, si facevano dei figli e si andava avanti. Adesso io spesso sento si prova, proviamo, ma il figlio non può essere frutto di, un, di una prova, è un progetto che deve andare a termine. E a me non piace, è triste questa situazione, o sentire non c'è amore. E l'amore non deve mai finire, e se no è finita la vita. L'amore è la vita proprio. Io invece sono un'eterna romantica, sarà che sono giovane, sarà l'inesperienza, insomma. Secondo me il matrimonio è the Italian dream, noi siamo, insomma, noi siamo il popolo dei romantici. Secondo me il matrimonio può funzionare nel momento in cui entrambe le persone però sono molto innamorate e hanno voglia, come dicevano, di fare dei progetti. Qualcuno è perplesso qui. Anche quelli che dicono di no, secondo me sono degli ipocriti, a parte quelli come Gwenda, che secondo me l'hanno già provato e straprovato, insomma, ed è una cosa che non è andata bene. Ma magari quando avrò l'età di libellula lo riproverò su una spiaggia, però, oddio, per me adesso mi pesa anche una sorta di convivenza. E parlo che io sto frequentando un ragazzo da 2 mesi e credetemi che io ci sto da Dio. Da Dio, non mi fa mancare niente, è passionale, è sincero, è tutto. Però al momento io a casuccia mia, o a casuccia tua, non lo so, forse perché comunque il mio è stato un fallimento. Io ho creduto in una cosa, o mi sono sposata, ho fatto una bambina, quindi è ovvio che ho fallito, no? Perché non è andata bene. E calcola che avevamo fatto convivenza prima, 24 ore su 24. Io non fingevo niente, ero proprio me stessa, lui mia mamma. Era tutto la meravigliositudine. Vabbè, non si dice, ma... però poi, non lo so, quindi è un po' come se avessi perso, non il gusto dell'amore, perché se tu oggi mi chiedi, ma sei innamorata? Io ti dico di sì. Della vita. Ah. O dell'amore? Anche della vita, e l'amore insieme. Io sono innamorata, forse sì, della vita e dell'amore, però non lo so, o sarà che a 33 anni, o come tante mie amiche che magari ne hanno 29, 30, 31, oddio, devo fare un figlio, ci voglio fare un figlio. Ci vuoi fare un figlio? Ma che vuol dire? Io devo andare dal panettiere. Cioè, a me fanno ridere, forse perché hanno tic tac l'orologio biologico e quindi gli viene l'ansia e vogliono assolutamente intortare uno per rimanere incinta. Madonna, ma che tristezza. Per non parlare poi, boh, rispetto, allora, io amo le donne, sono piena d'amiche, io guardo più le donne belle che gli uomini, vabbè. Detto questo, però a volte vedo proprio una mancanza di rispetto, sì, l'uomo... ok, è puttaniere, però se una viene lì e una è due, tre, e te la mette davanti, l'uomo che fa? Una volta dice no, due volte dice, ma sapendo pure che magari è sposato, ha figli a casa. Scusa, c'è qualcuno che non è d'accordo, Gwenda? Allora, rispetto zero, no, io parlo di quello che vedono i miei occhi. Già separata con 4 figli, tutti con lo stesso marito, per carità, quindi... Io credo estremamente nel matrimonio, è finita perché quando poi la cosa diventa pericolosa, sì, è meglio finire, bravissima. E quindi per carità. Però io credo nell'odio talmente tanto in me stessa che se succedesse di nuovo io voglio il corteggiamento, non, cioè sei tu che devi venire dietro casa mia con tante di rose e con tanto di fatti, non storie, io valgo, quindi o... Oh. Ci sono... Ma queste sono cose di... Non posso dire... Allora, io mi sono sposata... Mi sono separata, però credo nell'amore, però secondo me è proprio la facilità, no? La facilità di, ma sì, mi sposo, brava, intanto poi c'è dire. Il divorzio, va bene, ok. Però quando mi sono sposata ci credevo tantissimo, veramente. Però è facile, no? Sì, mi sposo, come se fosse un viaggio, no? Vado a viaggiare, vado a fare, invece il vestito, no. Se comunque, tu ami una persona, stai bene, sia che ti sposi, che non ti sposi, che se c'è vero amore, c'è un progetto insieme,
vai avanti, ecco, tutta la vita. Io la più. Vedi, questa tematica scottava. Ecco, no, più che altro... Più che abbiamo altro... scaduto il tempo veloce? Niente, era semplicemente dire che tra l'idea della convivenza e del matrimonio si dà molto, si dà spazio al gusto, cioè a cosa preferisce uno. In realtà si è perso di vista il valore di, una, di un istituto rispetto ad un altro. Quindi, ritorneremo a parlare di questa tematica, perché vedo che... Andrea, Katia, Katia, vai, vai. Sì, ci sono io, mannaggia, ci sono anch'io, ma c'è il discorso delle, de, di quello che potrebbe essere, qua c'è un confronto veramente tra istituzione e quello che è l'amore, e io sono stato sposato anch'io, se per quello, ho fatto 6 anni di matrimonio. Davvero? Davvero. Oddio, ah, come ha fatto a sopportare? Non lo sapevamo. Non lo so, sinceramente non lo so. Mamma mia, capisci? Andrè. Quindi... sinceramente non so manco come hanno fatto a sopportare, come mi sopportano mo. Ah, okay. Però no, a parte gli scherzi, c'è il discorso proprio dell'istituzione, perché oltre all'amore che c'era, uno si sposa anche con discorsi di vincoli religiosi, quello che potrebbe essere un sistema intorno a sé costruito. Ci sono tante cose che portano al matrimonio, che il matrimonio deve essere ormai veramente quell'istituzione che dovrebbe unire le persone per tutta la vita. Anche i miei genitori sono sposati da 43 anni. È che non ci sono più valori, non c'è più l'amicizia, non c'è più l'amore, non c'è più il rispetto, ormai non c'è più l'onestà, non c'è più nulla. Ma viviamo in un mondo dove condizionati dalla... Ci sono troppe distrazioni, la realtà tentazioni, anche tante però è tentazioni. Però anche di apparenza, no? Faccio il matrimonio, mi sposo, apparisco. Sì, che molti famiglia, la prendano anche far figli, la prendono come no, io è mi moda. Immagino, ragazzi, io mi immagino Andrea quando si è sposato, no? Sai quando il prete dice "e giurate di dai, aiutatemi. Deve essere amarti, così, deve rispettarti. Essere così. Bisogna fare in modo che continui a essere così". No, immagino così. Andrea. Bisogna aver pazienza. Che diceva sì, bisogna sì, riparare sì, quello sì, però, che pensava, dai, magari. Dai che ho l'avvocato che mi aspetta per la separazione. Tutti dai. Sarà lì a chiudere l'argomento. Allora adesso io vi dico, ho fatto 40 anni di matrimonio. Chi più ne ha, più ne metta. Nella vita, per andare d'accordo, bisogna fare così. Se il marito non arriva più in là, non farlo diventare stupido o cretino, ma la tua reputazione è quella della donna che deve portare avanti tutto, eh? Bravo. Visto, che radio. Palle. Buono. Il senso buono che c'è. Benissimo, allora andiamo a presentare il prossimo, la prossima artista. Lei è giovanissima e la faccio presentare proprio da Katia, perché è una sua allieva. Si chiama Asia Concas. Un grande applauso, Asia. Cosa ci canti, Asia? Domino di Jessie J. Per voi, Asia. Little's really not me. You like a shot of your gun. I think I'm by the way it's gone. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running, cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. Skin tight, baby, come on. Pull me like a bell drum, sparking up a rhythm, baby, come on. Roll my world into the sunlight, make this dream the best I ever know. Dirty dancing in the moonlight, take me down like I'm a domino. Every second is a losing my mind. My heart beats out of time. I'm seeing Hollywood stars. You strum me like a guitar.
have a rhythm, baby, come on. Rock my world into the sunlight. Make this dream the best I've ever known. Dirty dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't never let me go. Dirty dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. But baby, baby, got me feeling so right. Baby, baby, dancing in the moonlight. Baby, baby, got me feeling so right. Baby, baby, dancing in the moonlight. Asia, Asia, complimenti! A chi l'hai dedicata questa canzone? Ai miei genitori e a mio nonno che è lì tra il pubblico. Un grandissimo applauso, grazie Asia. Ti faccio accomodare qua. Allora, la tematica, mi dai la tematica perché chiamiamo il prossimo artista che si sta preparando, così ascoltiamo un altro artista, e poi discutiamo della prossima tematica. Si parlerà di social network, quindi isummer@hotmail.it, Michele aspetta tutte le vostre email e chiamiamo il prossimo artista di questa sera, è un cantante di Noasca, preciso, ovvero Federico. Federico, eccoci, guarda. Allora, presentati al nostro pubblico, cosa fai nella vita? Lavoro e barra canto. Cosa ci canti questa sera? Cerco di cantare Guarda Stelle di Bungaro. Per voi, Federico. Una libera preghiera
per una pace da inventare. E ho fantasia e posso anche volare. La fantasia, lo sai, ti fa volare. Guarda stelle, guarda in questo mare di stelle, mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, bruciano per te. Sotto il cielo la terra, ogni uomo è una stella, una speranza sospesa tra la scienza e la guerra, una speranza sospesa fra la scienza e la guerra. Guarda stelle, guarda in questo mare di stelle. Guarda stelle, guarda. È un cielo di fiammelle, è un cielo di fiammelle. Grazie. Bravissimo Federico, un grandissimo applauso. Allora ti facciamo accomodare qua, Fede, Fede. Allora Wenda, la prossima tematica, guarda, dove abbiamo Gwendalina? Dove sei arrampicata per la prossima tematica? Abbiamo... Lui ha detto che sembro una delle schedine di Simona Ventura. Che scemo. La prossima tematica abbiamo... I social network, roba Katia. Mia! Katia, Katia. Guarda, ne stavamo parlando prima con Debora, e come anticipavo già prima con la questione convivenza matrimonio quando finisce, sicuramente il social network, Facebook, diffamazione, polemiche, scova al marito, guarda cosa sta facendo, guarda cosa commenta, guarda cosa dice, Libia, guarda l'ex fidanzata le ha chiesto l'amicizia, chissà cosa vorrà. Ma chi se ne frega? Cioè, crediamo in noi stessi, crediamo anche che chi ci sta accanto forse ci ama, e quando non ci ama più, chi se ne frega? Voglio dire, il mondo tesoro è pieno. Mio, è tanto facile, lo so. Però è dietro il social network è un dramma. Una roba, è un dramma. È una roba mortale. Sentivo l'altro giorno, ti racconto questa. Un marito ha scovato la moglie, trova l'iPad, chi è che non ha il trova l'iPad? Ha scovato la moglie dall'amante, con trova iPad, questa è la tecnologia. Ah! Olè! Figurati amore! Però c'è da dire che se usavano l'iPad, insomma, tutto sommato poteva anche stare tranquilla. No, scherzi a parte. No, è una brutta... No, ho capito, però era il discorso, era l'amante, insomma, che te ne vai dall'amante con l'iPad, insomma, vuol dire che tutto sommato non hai di meglio da fare. I social network, che sono, insomma, terreno mio, su cui ci ho costruito tutta quella che è la mia professione. Insomma, cosa posso dirvi? Posso dirvi che effettivamente sono uno dei nuovi mezzi di comunicazione. Ormai tutto quello che è comunicazione e business passa da internet e passa anche dai social network. È una grande forma di comunicazione, un grande mezzo che ci è dato a disposizione. Possiamo comunicare tutti, quello che consiglio sempre a livello di tecnico, cioè quindi a livello di allora, Ada, vuoi intervenire, prego. Di tecnico è quello di fare una differenza tra quella che è la vita reale e quella che è la vita virtuale, perché non è la stessa comunque cosa. Comunque non bisogna aver paura. Cioè, beh, no, assolutamente. Assolutamente. Se sono, non si può non, diciamo così, navigare soltanto perché ci possono essere... Se un matrimonio fallisce perché è stato scovato un amante, perché già quel matrimonio non c'era.
Quindi perché se c'è socia. Veramente è impossibile che no, però ci sono persone no, che no, ci sono basta pers- non farsi convincere no, però ci sono, c'è gente che però ci sono qualcuno ma, dice scusa, qua che siete tutti sempre qualcuno che però ci sono fotografie pare. Ci sono fotografie che sono fotografie, tante volte ci costruiamo dietro dei castelli ma sono fotografie. Il social network dà la possibilità di localizzarsi in posti in cui non si è. Quindi questo allora Alessia vuole intervenire? Ecco, quindi voglio dire. Il problema è che le persone realmente non comunicano. Cioè, si nascondono dietro alle chat e tutto questo. Poi magari ti vedono per strada e non ti salutano neanche perché... Ma io penso che bisogna anche allacciarsi al discorso che faceva Debora. I social, siamo nel 2014, sono anche una grandissima... la più grande forma di comunicazione, cioè non dobbiamo solo intenderli come scova l'amante, scova l'intruso, cioè io lavoro principalmente sui social, io con i social faccio crescere la mia attività e parliamo di pubblicità assolutamente gratuita, quindi secondo me è vincente l'utilizzo del social adesso. Dipende bisogna, che uso se ne fa però. Non bisogna usarlo in maniera intelligente, è infatti, un'ottima vetrina. Infatti io entro anche nell'altro mio mondo, diciamo che è legale, il settore legale, dove bisogna fare veramente molta, ma molta attenzione, vado retro avvocati, e fare molta molta attenzione perché adesso chiunque scrive qualsiasi cosa, anche quello che pense, cosa dici? No. Anche cioè io penso una cosa su Guendalina, la scrivo in maniera spudorata, anche se è comunque un commento che non si deve fare. E entrando nel merito di anche nella sua vita privata, bisogna fare molta attenzione a quello che è la diffamazione a mezzo Facebook, perché è un reato perseguibile penalmente. Quindi, cioè, io devo dire, allora, intanto ha ragione Chicca, perché io ci lavoro con i social. Ebbene sì, perché ho raggiunto un tot di seguaci. Popolarità. Ecco, di seguaci, e quindi io lavoro con le aziende, quindi pubblicizzo al meglio il loro prodotto, faccio delle foto pazzesche, li metto in risalto, li faccio la chiocciola, così loro nella loro pagina aumentano i seguaci. Insomma, quindi ho incominciato da, penso, settembre, ormai a lavorarci, è uno, quindi è molto importante. Due, io non vi voglio dire che quando sono in bagno mi faccio la foto e la pubblico, però mi piace condividere certi momenti che magari siamo io e mia figlia, quando magari mia figlia dorme sul divano, oppure io prima di uscire mi faccio la foto, stasera ero vestita così, mi sono messa davanti allo specchio. Quindi sì, e poi devo dire anche una cosa molto importante, io tramite i social ho trovato tanti amori. E sì, uno è durato anche un anno e ho fatto una convivenza mi ricordo che gli ho scritto in privato su un social, tipo, ehi, Livia, vuoi intervenire? E da lì! Io su queste cose proprio non ci entro perché non sono all'altezza. Comunque io con mio marito c'era molto molto dialogo e questo che tiene il matrimonio in piedi. Sì, ma avevate solo quello ai tempi, c'era solo dialogo. Adesso ci sono tante cose. La signora, avete ragione, vi spiego perché. Perché questa forma, ora lo ammetto perché me l'hanno fatto notare in tanti e devo essere sincera, e qui lo ammetto, tanto mia madre non c'è, che io sono malata. Come sei malata? Di cosa sei malata? Di sesso? Insomma. Beh, già da come messa su quel banco sembrerebbe. No, Libellula. No. Oddio. No. Quella è una cosa normale, insomma, voglio dire. Vabbè. No, sono malata. Livia, tu ci sei su Facebook? No, io non ci sono. Per... Cosa ne pensi? Io ne penso, penso che quello è una gran rovina di famiglie. Perché io stavo sempre io sto sempre col telefono in mano e me lo fanno notare e le persone che stanno con me si indispettiscono. Sì, e infatti sai, noto... è uno, è due, tre, quattro, cinque. E so mia madre avete fatto caso pensa quando... che io sia malata perché sono sempre lì col telefono quando e fai e guarda nei ristoranti. Esatto. Io faccio quello di lavoro, vado al tavolo, cosa mangiate?
E vedi tutti che scrivono, non c'è. Io, scusate, cosa mangiate? Alessia. No, al di là dei social network, secondo me bisogna fare molta attenzione a chi lo utilizza. Ed è scioccante per me più che altro vedere bambini che non sanno più guardare il sole o andare a giocare nei prati, ma sono sempre attaccati là e non sanno più veramente la realtà. Però lo siamo sempre, è. Perché? Eh? Lo siamo sempre tutti più o meno. Sì, ma è un conto. Anche questo lo dico anch'io. Già le persone, come dici tu, non parliamo più, non comunichiamo più. Pensiamo che uno smile ti faccia capire le cose, invece parlare è la cosa più fondamentale. E anche i genitori forse non riescono a farlo coi figli e in certi casi li lanciano là sto telefono pensando che li faccia crescere. Secondo me è sbagliato. Infatti, posso dire... È due ore che voglio parlare, cacchio. È due ore, cacchio. Posso alzare la mano per cortesia? Posso parlare anch'io? Grazie. Manda un SMS. No, la campanella la fai suonare a scuola adesso, hai capito? Adesso tocca a me. Stop. Va bene. Se no ti mando un messaggio. Adesso prendi il cellulare e ti mando un messaggio. No, c'è da dire una cosa. Allora... Tutto è un'arma a doppio taglio in questo mondo. Bisogna vedere in qualsiasi aspetto che utilizzo se ne fa. Perché anche nel mio caso, che sono un artista e sui social ci vivo come artista, capita molto spesso, queste sono esperienze mie personali, ma anche di quando ero bambino, che io correvo dai miei amici a suonare il citofono e chiedevo alla mamma, signora, c'è per caso Patrick che voglio giocare con lui? E mi rispondeva, no, vai a cercare da Roberto, e correvi da Roberto. È tutto un discorso di come si utilizza, ma molte volte c'è veramente... No, è proprio la mentalità ormai delle persone che non funziona più, perché si crede che è vero che chi si fa i cacchi suoi campa 100 anni, ma non è neanche normale che ormai la gente sia arrivata a un punto che sono stato a Londra, vado in America, e sono stato in tutta Italia e la gente è tutta attaccata al telefono e non sa neanche chi ha di fronte, è vero. E mi è capitato in queste chat dove si diventa tutti amici, tutti in gruppo, 20 persone tutti insieme, che sei seduta al tavolo e sulla stessa chat, anche se ce l'hai a fianco, ti scrivi, uè, ma sei proprio uno scemo, ah ma sei qua. E mi è capitato più volte, e mi è capitato anche il discorso di dire, Madonna, ma sei tu Andrea Balestrieri, ti ho amico su Facebook, e l'immagine non arriva, e arriva prima il nome perché sei su un social network. Io sono abituato in un'altra maniera, a me piace veramente fare, è vero, il cretino, fare lo stupido, divertirmi, cantare, stare in mezzo alla gente, e molte volte vieni classificato come quello strano perché vivi ancora nei tempi antichi, cioè praticamente nel dialogo. Prego. No, io infatti la penso come lui, volevo dire le stesse parole, anche sono così. Perché comunque a me dà fastidio tantissimo quando tu vai fuori a cena con delle amiche o amici, quello che è, tu parli e la persona chatta, cioè lì. Ma mancanza di rispetto, perché comunque sei a cena, comunichiamo, finalmente ci vediamo, lo metti da parte il cellulare brutta. Lo metti da parte. Io per fare questo devo lasciare il telefono a casa, guarda che lo ammetto, è una cosa molto fastidiosa, purtroppo è così. Ce l'ho sempre in mano, ormai è come se fosse un tic. Tu ce l'hai se lo sempre. Però, ripeto, io ci prendo, insomma, ci lavoro. Ma se lo fanno, sempre se lo fanno con te? Se lo e quando fanno metto te, a letto mia figlia, infatti, io prima sto, perché ovviamente quando lei ha letto, allora lì, madre. Magari prima mi guardavo un bel film, e adesso io sto lì come una matta perché faccio ricerca e devo dire che mi si è aperto un mondo grandissimo perché ci sono un sacco di cose, io poi patita per la moda, vabbè. Però devo dire, è brutto e non, io, non so io cosa. Io in qualità di madre, tutti a casa bambini, mia, mia figlia grande che non vive più con me, quando viene quella mezza giornata, se non è per necessità... Io mi offendo se lei è continuamente al telefono. Quindi da madre, non che glielo impongo, però... E non è educazione, glielo dico in continuazione. E lei prima diceva sua madre ha ragione, non è, se ti vedi due ore non è giusto che... Le ultime due cose, una chiudiamo. Mia e una di Deborah, chiudiamo. In effetti la dipendenza non è semplicemente quella dalla droga o addirittura anche dalla sigaretta e neanche soltanto dal gioco d'azzardo, ormai è considerata una droga anche quella, ma è una droga anche il social network, il gioco del Nintendo come dell'Xbox,
ogni cosa può diventare una droga, bisogna vedere proprio come la si utilizza. Mi passi il mio cellulare, per favore. Tranquilla, te lo do io tra i summer@hotmail.it. mandateci le vostre tematiche. Debora, chiudiamo. Ecco, io quello che volevo precisare è questo. Io insegno, il mio mestiere è quello di portare le persone a utilizzare i social network, e uno degli esempi che faccio sempre è quando le persone si indispongono perché hanno di fronte qualcuno che sta utilizzando il telefonino piuttosto che è sul social. Io vi pongo anche l'attenzione in questo: se io ho di fronte una persona che è capace di catturare la mia attenzione e di avere degli argomenti e di comunicare e di trasmettermi qualcosa, che sia con lo sguardo, che sia con quello che dice, con i modi che ha di fare, il social network diventa invisibile. Quindi... Se, ultima cosa. Siccome questa puntata andrà anche sui social network, faccio un po' come la Gwenda, io faccio un po' di pubblicità occulta, insomma. Oggi mi hanno regalato questo profumo che si chiama Umica, è dell'azienda Umica che produce beauty, e questo profumo verrà regalato a ogni concorrente che parteciperà qui al nostro programma. Io sono un concorrente, un aspirante cantante, quindi non fa solo questo, insomma. Poi dalla prossima volta truccheranno anche i nostri concorrenti, o insomma chi vorrà essere truccato. Quindi qui sapendo utilizzare i social, seguiteci. I summer@hotmail.it, pubblicità fra poco. Arricchisci la tua arte con Summer TV. Stefano vi aspetta con tante emozionanti avventure, talk show e talent show, aperto a tutti, con tante esclusive solo per voi. Una vera e propria esplosione di talenti, tutte le settimane su questa rete. Siamo alla continua ricerca di talenti. Stefano vi aspetta in TV. Rieccoci qui sempre su Summer Time TV, isummer@hotmail.it. Diteci la vostra, le vostre tematiche saranno trattate qua. Michela, sei pronta? Hai ricevuto qualcosa? Prontissima, sì, qualche messaggio direi che è arrivato. Perché già noi l'abbiamo messo in anticipo su Facebook, vero? Sì, esatto, perché da oggi potete contattare anche su Facebook me o Stefano, scriverci sotto i post per messaggio isummer@hotmail.it. Dimmi quello. Allora, messaggi. Desiderare la donna d'altri o no rispetto ai matrimoni e convivenze? No, tanto scassa i cosiddetti. Comunque. Come la tua, insomma, da anonimo. E qualcuno ci scrive anche per riguardo ai social network e ci dice: si dice che una telefonata allunga la vita. Da quando c'è internet mi sa che abbiamo perso molti anni. E poi scrivendo si fraintendono molte parole. Il social, da una parte, hanno il modo di comunicare e socializzare. Messaggio da Andrea. Perfetto, andiamo a presentare la prossima aspirante cantante. Lei è Desiree e arriva da Milano. Arianna, scusami, ecco, mi hai colto. No, Arianna Desiree. Per quello avevo visto Desiree. Okay. Ari, dai. Buonasera, ciao. Cosa ci canti, Ari? Ok, col tempo imparerò di Mia Martini. Wow, e io me la gusto. Ciao, amore. Ciao. Cosa hai visto? Ciao, ma sei bellissimo. Scusate, ho una passione per i cani. Vieni qui, vieni. Per voi, Desiree. Cosa
cosa posso dire dei tuoi occhi? Anche a mente li disegnerei. E nei ricordi miei, lo sai, non invecchi. La tua assenza non mi lascia mai. La mia capacità di fare a pezzi tutto, fare il vuoto intorno a me. Adesso che il momento si fa brutto, perché tempo non ce n'è. Col tempo imparerò a non odiare il mondo, col tempo capirò da cosa mi nascondo e mi riscoprirò capace a perdonare chi si è preso il tempo mio, si è preso le carezze di cui ho bisogno anch'io, si è preso le incertezze, ma forse ho perdonato già. Ma il rimpianto vero è per quel figlio tu non hai voluto avere mai. Seduta aspetterei ogni suo risveglio e qualche tua espressione ti ruberei. Adesso che la notte scende dietro al monte, nonostante la miopia, io scopro già nuove rughe sulla mia fronte e ne capisco la magia. Col tempo tornerò ad aprire le finestre per respirare ancora l'odore di ginestre. Ci riuscirò, allora forse nascerò nei gesti dei bambini, nel figlio che non ho, col tempo fra le mani, amandomi di più. Col tempo forse imparerò. Desiree, bravissima, da Milano in Valle d'Aosta, perché vieni, vieni qua? Perché? Perché Federico, il cantante di prima, siamo molto amici, lui mi dice, vado io, devi venire anche tu, io non sapevo perché sono venuta qui, ora lo so, e va bene, sono contenta e vi ringrazio. Un grandissimo applauso, ti faccio accomodare qui. Allora, tematica, lanciamo già subito la tematica così voi da casa potete interagire con noi, isummer@hotmail.it, è meglio la donna col trucco o senza trucco? Lo chiedo proprio a lei perché ti occupi di quello. Allora, sicuramente è meglio la donna con un po' di trucco. Non ci vedo nulla di male, cioè non vuole cadere nella retorica di dire la donna è bella acqua e sapone, perché non è totalmente vero, nel senso che noi abbiamo... delle cose meravigliose con cui poter giocare, ok? Che sono i trucchi. Quindi voglio dire, come si sceglie un bel vestito, possiamo scegliere un bel trucco.
ci tengo a dire che questo non ci autorizza ad andare in giro come se fosse il carnevale di Venezia, nel senso che sì. Voglio dire, un po' di gusto Ada. Non guasta. Ma il carnevale di Venezia penso che nessuno abbia voglia di farlo. Insomma, però ognuno esagera per quello che si sente e per quello che gli va. E un po' di trucco, secondo naturalmente, non me troppo. Ci sono dei limiti, nel senso che se poi noi siamo dotati di gusto, ognuno, cioè poi siamo liberi ecco, di andare però in giro. Ognuno ha il suo gusto, quindi non può essere solo il tuo. Non è il mio, allora, è chiediamo proprio... velocemente, prima di andare a presentare il prossimo cantante, poi ne parleremo dopo, l'uomini qui. Passiamo il microfono a Ruben, un applauso a Ruben, è qui Ruben. Ruben, preferisci la donna col trucco o senza trucco? A presupposti, a me piace sia col trucco che senza. Bravo! Però ricordatevi che alla mattina quando vi svegliate è senza trucco. Giampi, no, ce l'hai già. Ce l'ho già, grazie. Beh, io sono d'accordissimo alla donna truccata. Però deve essere un trucco fatto bene, non troppo pesante, perché sennò si va sul ridicolo e anche sul volgare. Rudy? Donna nature, assolutamente. Perfetto, continuate a scrivere isummer@hotmail.it. Meglio la donna col trucco o senza trucco? Chiamiamo la prossima aspirante cantante, lei arriva da Pont Saint-Martin e si chiama Alessia. Ciao Alessia, ti lascio nelle mani di Gwendalina. Vieni Gwenda. Vieni. Aspetta che per scendere ci vuole un... No, agilità ne abbiamo. Ok. Ciao cara, ma prima ha fatto la finta, non ho capito. Lei prima stava iniziando a cantare, poi che è successo? Era una prova. Ah, ok. Cosa ha cantato? Ha cantato? Fate il verso, dai. No, aspetta, non lo dire. Beh, ha fatto giusto un inizio. Destinazione. Paradiso. Per voi, Gianluca Grignani! Laura Pausini. Per voi, Alessia. Ma come, non era Grignani? Ha ragione. Destinazione. È di Grignani rifatta dalla Pausini. È di Grignani. Un viaggio ha senso solo
io. C'è che c'è. C'è che prende un treno che va a Paradiso Città. Io mi prenderò il mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi direi destinazione Paradiso, Paradiso Città. Bravissima Alessia, la nostra tematica è meglio la donna col trucco o senza trucco, cosa ne pensi? Un po' di trucco non guasta mai. Alessia, grazie. Allora, vediamo qui, passiamo il microfono qui dietro, se abbiamo un microfono, ecco qui, scusate, ecco qua. Ottavio, cosa ne pensi? Tu preferisci la donna col trucco o senza trucco? Ma un filo di trucco non guasta mai, come diceva prima, sono d'accordo. Chiediamo all'esperta qui. Vuoi aggiungere? No, io... agganciandomi al discorso che si faceva prima, dico che non è che uno non è autorizzato a uscire come vuole, io parlo sempre di buon gusto, sì. E ci sono delle, io ho tante clienti che arrivano da me e dicono, ah io però non mi so truccare, non è assolutamente vero, cioè voglio dire quattro regole di base e non facciamo male a nessuno, ricordiamoci che il trucco nasce per migliorare, non per rendersi ridicoli. Naturalmente. Adesso io voglio dire una cosa, ok, il trucco serve, ma servono anche quegli accessori che comunque sia fanno del trucco, perché per esempio i tatuaggi sono un trucco. No. No, non sono un trucco. Assolutamente no. Il piercing non è un trucco. Assolutamente no. Guarda che io ho fatto un corso di trucco e so come ci si trucca, quindi non stai parlando con una persona o un coso che... ecco. Ma voglio solo dire una cosa, per me il trucco, allora, uno esagera per quanto vuole, per quanto se tu hai fatto, corsi di trucco, sai benissimo che un tatuaggio, un piercing non fanno parte del trucco. Ma naturalmente, però dico, fanno questo anche, vabbè, ma però non è vero, si fa il tatuaggio nelle ciglia, si fa il tatuaggio, guarda, certo, che lo so bene. Guarda che è quelli... Livia. Tatuaggio nelle ciglia, il tatuaggio è il mio permanente. Lavoro. È il mio lavoro. Allora, il tatuaggio fa parte, no, del trucco. No, si chiama dermopigmentazione estetica correttiva. Io avrei una piccola... Ma è sempre un trucco. Per migliorarti, no. Per me, per essere come vuoi. Non è un tatuaggio, ma cambia totalmente, però cambiano i materiali. Io la penso diversamente. No, va ma bene. È proprio l'ABC, non è un pensiero, allora, sono regole. Io avrei qui una piccola testimonianza che ho preso da internet. Veloce, lo c'è. Una ragazza a Nigarau dell'America ha deciso di fare un anno senza trucco e vedere come si trovava. Lei ha 21 anni e quindi per un anno ha deciso di non truccarsi. Adesso sono passati 8 mesi, lei non ha scritto se si trova bene o male. Però scriveva che le prime volte, magari alle feste universitarie, si trovava a disagio perché con un determinato trucco, senza insomma avere un determinato trucco, si sentiva a disagio rispetto alle altre persone, perché insomma tra donne è sempre una gara. C'è quella che è più truccata, c'è quella che è meno truccata, e quando sei meno truccata naturalmente manchi un po' di autostima. E lei voleva aumentare la propria autostima basandosi non sul trucco ma su ciò che è dentro, quindi sulla gentilezza, sulla sua autostima e sulle piccole cose che fanno il dentro, okay. E la persona, trucco, insomma. O trucco, non trucco, io sono per il trucco, allora, senza trucco non mi piace. Io non sono molto per il trucco, ma sono per il vestire. A me piace il vestire. E un po' di trucco e il rossetto. Perché se io comincio a truccarmi gli occhi con certe occhiaie, sembra che mi sembro una battona. Sì, se io mi trucco gli occhi con certe occhiaie, insomma, un po' di rossetto, un bel vestito. Ma naturalmente, insomma, naturalmente dipende da chi, all'età, come si trucca. All'età che ho, se comincio, ecco, a mettermi su quattro dita di cipria o di cero, insomma, insomma, io preferisco il mio viso. Anna?
No, è bello truccarsi, per carità, io mi trucco, vado alla parrucchiera, però se non riesco, anche lì devo essere sicura di me, cioè io mi piaccio e anche se non riesco ad andare alla parrucchiera, il mio capello è elettrico, vabbè, chi se ne importa, io sono sicura di me, va bene uguale, non deve diventare ossessione. Alessandro, meglio la donna col trucco o senza trucco? Per me un pochino ci vuole, non anche troppo un po', però. Anche un po' di più. No, dai, Ada. Passiamo il microfono a Katia, un artista, no? Quanto è importante per un artista il trucco? Beh, sicuramente look, trucco, parrucco, cioè sicuramente è fondamentale, è quello che può creare anche un personaggio. L'accessorio, il trucco fatto in un certo modo, l'immagine, ecco, brava. In una parola sì, tutto questo, in una parola, l'immagine, il personaggio. Ok. Quello che si cerca sostanzialmente a livello discografico. Ok. Potrebbe anche essere volgare, ma magari piace. Beh, voi vi ricordate una risa? Decide come vuol farci una trucco. Risa. Guarda questo... Lady Gaga, come si concia. È ben truccata, eh. La risa, bel rossettone, lei occhialino. Beh, quella è arte. Chiudiamo. Però Lady Gaga ha una voce che come senza trucco, sinceramente. Vorrei fare una domanda chicca. Perché farsi un trucco permanente? Allora, perché per una questione non solo di comodità, di estetica, ma per una questione di sicurezza, perché tante volte non ci rendiamo conto di quante persone anche attraverso malattie, attraverso vari problemi, perdono le sopracciglia, hanno l'alopecia, quindi non hanno i capelli. Quindi si ridà sicurezza alla persona, non è soltanto una cosa di vanità, è proprio una necessità per guardarsi allo specchio e per sorridere. Non abbiamo più tempo, sei disposta a parlare di questo argomento nella prossima puntata, ritornerai qua, quindi un grandissimo applauso perché siamo giunti quasi alla fine, ma manca ancora un'artista che viene accompagnata con dei coristi, lei è Rosaria Petrassi, con Giampi e le sue coriste qui. Allora io, Rosaria, ti faccio presentare il pezzo che vai a proporci questa sera. Non devi perdermi di Alessandro Amoroso. Che non sai gestire dentro tutte cose che non si risolveranno. Fanno male le parole, specialmente se son dette da chi ami. Non devi perdermi, non voglio perderti. Non voglio perdermi. Non devi perdermi mai, la forza che giurò. Quando sono troppo preda, in quei giorni dove piangere assoluta, tiri fuori da me peggio sono dolori. Il mio mondo crolla e non so cosa fare, basterebbe una lettura più precisa. Sono fatta a modo mio, lo riconosco, il tuo essere però è così speciale. Non devi perdermi, non voglio perderti. Thank you.
grandissimo applauso. Gwendalina, avvicinati, avvicinati, vieni. Allora, isummer@hotmail.it, cosa ne pensate di queste tematiche? Proponeteci qualche tematica per la prossima puntata. Siamo arrivati quasi alla fine. Michela, volevi dire qualcosa? Sì, facciamo gli auguri perché qua ci sono un paio di sì, perché noi appena finiamo, stiamo quasi per finire, ma noi iniziamo la festa perché ci sono due compleanni. Tanti auguri a Cettina Grasso e ad Alessandro Barmasse. Auguri a Cettina e Alessandro, buon compleanno. Ciao, Gwenda, grazie per essere stata qui. Ritornerai, vero, in Valle d'Aosta? Grazie a voi, assolutamente sì. Ero molto attratta da questo gruppo e li ascoltavo proprio uno per uno. Ma a parte, mi sembra di avervi già visto. Può darsi che avete fatto qualcosa, no? Noi siamo coristi qui noi... un gruppo qua della Valle, Villa Siberia. Siamo solo tre, sì. ne manca una. Oh, okay. Uno, due, tre. Abbiamo girato un po'. Che strano, no, no, pensavo sì. Di avervi visto un... Cosa ti porti a casa di questa serata della Valle d'Aosta? Beh, allora, con tutto il rispetto, io intanto mi porto a casa stasera, ovviamente, Libellula. Perché? Mi porto a casa Libellula perché, vabbè, l'amo, me ne sono innamorata e spero di, insomma, portarla da Barbara D'Urso. Ma... Ti chiamo, Libellula, ti chiamo. E... Oltre a questo, insomma, siete stati tutti molto carini, cantanti bravissimi. Perché gli hai dato questo input? Ma perché secondo me a Barbara piacerebbe tantissimo. E come la proponi? Ma gli ho già fatto un video, glielo mando. Ah. Già, qua dietro abbiamo già fatto... Un messaggio. Un messaggio, certo. E andrò giù come ballerina. Ma se la D'Urso non ti chiama, poi... Ma poi ha un modo di parlare. Se non mi chiama, non ha importanza. No, no, la chiama. Stai tranquilla, Libellula, ti chiama e come non... Allora vediamo volta. La nostra Libellula. Chissà. Su canale 5. Allora faccio un balletto. Il balletto della Livia, ce l'abbiamo intanto, regia. Così chiudiamo con la Livia, il balletto dello scorso anno. Livia Menabrea, se vieni qua. Intanto salutiamo tutti i nostri ospiti. Grazie, lanciamo grazie già... a tutti voi, ragazzi. Grazie, Gwendalina. Allora grazie. Lanciamo intanto già il prossimo argomento della prossima puntata, la prima tematica. Si avvicina Natale, esistono ancora i valori oppure... e solo consumismo. Andiamo, Gwenda, prendi intervista un po' qualcuno. Sì, è solo consumismo. Si avvicina Natale. Consumismo, si avvicina il Natale. E si avvicina. Vai, Gwenda, non ti preoccupare, continuiamo. Vieni. Mi piace, non è che porta vieni, sfiga. Bene, vai, lascia così. Il Natale. Consumismo o? Lascia pure così. Si avvicina a Natale. Consumismo? Esistono ancora i valori o consumismo? Consumismo. Qui? Bene! Io direi tanto consumismo. Diteci la vostra qui, Summer che arrivano già i miei primi messaggi, Ste. Sì. Qualcuno ci ha scritto: è l'unico giorno dove le cose si uniscono. Bla bla bla. Natale? Natale non esiste più come valori, mi spiace dirlo, ma purtroppo è triste, nel senso con la crisi e tutto il resto. Siamo troppo fiduciosi qua, mi sembra che ottimismo. isummer@hotmail.it, scriveteci la vostra. Gwendalina, ci siamo con la musica della Libellula. Noi vi salutiamo così, alla prossima settimana. Io, Gwenda e tutti noi, buonanotte. Livia, giovani, dovete divertirvi come faccio io, su con la vita. La musica è bella, a me piace andare a ballare il sabato sera, ma su con la vita, su con la vita, su con la vita, ragazzi, su con le mani, a tempo di musica, ragazzi, si balla. Ciao a tutti, sono Livia. A me piace ballare, su con le mani, su con le mani, su con le mani, si balla! Sempre di più nella vita vostra, vai! Si balla! Quando vado a ballare, tutti vogliono ballare con me. Perché sono una libellula, sono di
fascia ti ho e mi piace ballare libellula. A me piace ballare su con le mani, su con le mani, su con le mani. Giovani dovete divertirvi come faccio io, su con la vita. La musica è bella, a me piace andare a ballare il sabato sera. A me piace ballare su con le mani, su con le mani, su con le mani, su con le mani. Vado al martedì a Borgofranco, il mercoledì a Chandeprà, il giovedì a Donat, il venerdì a Arnà, sabato a Mongiove. Ragazzi, ballate con me. Su le mani, su con le mani. Ragazzi, continuate a ballare, a cantare. Vai, su con le mani. Andate dietro alla musica bella. Su con le mani, ragazzi. Su con le mani. Divertitevi, ragazzi. Sempre di più nella vita vostra. Vai. A me piace ballare. Su con le mani. Con le mani, su con le mani. Giovani dovete divertirvi, come faccio io, su con la vita. La musica è bella, a me piace andare a ballare il sabato sera. A me piace ballare, su con le mani, su. Forza, fate come me. Si vive una volta sola, ragazzi e ragazze. Su con le mani, su con le mani, ragazzi. Andate avanti. Ai mercati in valle vedo tutte le donne così insoddisfatte della loro vita. Forza, fate come me. Si vive una volta sola, ragazzi e ragazze. Più forte ci piace e batti le mani al cielo.